1.000 o sono 1.000 più o meno. Cioè ci sono 1.000 persone in questo paese che fanno solo quell'esclusivo lavoro. Ci sono 100.000 persone, 500.000 persone in questo paese che fanno un altro lavoro e che prendono 2, 3, anche qui dentro, 2, 3, 4, 10, 20 volte di più dei parlamentari della Repubblica Italiana. Dico, Presidente. Facciamo il nostro dovere, che è quello di essere qui con i soldi che veniamo giudicati. Lo so che è da noi stessi, ma qualcuno l'ha detto bene prima, è il 30% in meno, quindi una parte di sobrietà è già stata concretamente realizzata. Facciamo il nostro dovere, dopodiché con i soldi che ognuno riceva decida quello che è meglio per la propria coscienza. Grazie. La ringrazio, deputato Sberna. Deputato Pisicchio, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questa mattina assistiamo ad una sorta di conflitto di civiltà tra chi imparò a guardare alla politica come alla più sublime delle passioni, come dice Pepe Mujica, e chi della politica ha conosciuto solo cascami e decadenze e una sua funzione del tutto strumentale. La politica come mestiere per sbarcare il lunario. Intervengo allora perché trovo giusto lasciare al galateo istituzionale dei resoconti un punto di vista. Il punto vero è che la rincorsa del gesto populista, usando strumentalmente la sofferenza di un popolo stremato e sfiduciato, esige la rappresentazione truculenta dell'offesa al Parlamento. Sì, di quella che viene celebrata dai programmi televisivi satirici, per esempio, in cui, attenzione, non è l'incauto peone in difetto con la storia, le lingue e talvolta la sintassi a cadere sotto i colpi di un sarcasmo urticante, ma è ciò che quella persona in quel momento rappresenta, il Parlamento italiano ad essere colpito e qualche volta anche affondato. La politica come dedizione alta, come passione sublime. Illustrissimi colleghi, vi prego allora, prego noi tutti, maneggiamo con cura argomenti che possono danneggiare non l'immagine di un ceto politico compromesso da se stesso e dall'attitudine che ha alla flagellazione del vicino di banco, ma quella del Parlamento. Dobbiamo invece avere coraggio e mettere mano alla materia del ristoro dovuto a chi serve lo Stato. Usciamo dall'ambiguità cui forse ci conduce una qualche cattiva coscienza. Io affermo in quest'Aula che deve essere salvaguardato il principio della equa remunerazione di chi rappresenta il Paese nel Parlamento della Repubblica, senza improbabili spinte pauperistiche, senza isterie, senza tutele castali, senza scorciatoie in chiaroscuro, ma alla luce del sole, quella luce che può sconfiggere le spinte populistiche e difendere la dignità del Parlamento. E ricordiamo infine che non si possono sparare all'infinito i proiettili dell'antipolitica, perché l'ultimo colpo, quello letale, sarà rivolto a noi stessi e dopo non ci sarà che cenere. La ringrazio, deputato Pisicchio. Deputato Fratoianni, prego. Grazie Presidente. Non c'è dubbio che la discussione che facciamo questa mattina su questo ordine del giorno, credo anche su molti altri, sia una discussione molto intrisa di strumentalità. Lo è su questo punto, lo sarà quando discuteremo. Mi pare ci sia un ordine del giorno del vincolo per i deputati, per le deputate di viaggiare in seconda classe invece che in prima classe. Scopriremo che ci sono ultra qui per la seconda classe nella quale io viaggio quasi sempre e che però trovo sempre in prima classe quando mi capita di non trovare posto in seconda. Vede Presidente, io come Gianni Melilla sono tra quelli che pensa che la politica andrebbe finanziata. Certo in misura ridotta di come è stato fatto negli anni passati, ma